Della parola del Signore, proprio in questo momento credo stiano proprio diventando preti. La celebrazione a questo punto è proprio la celebrazione che conferisce la chiamata e la grazia dell'essere e del diventare presbiteri. E allora è bello che anche la nostra preghiera, il nostro ascolto della parola di Dio si collochi in questa prospettiva proprio di comunione vera. Allora c'è un canto d'inizio che Manuela ha scelto e adesso ci dice anche il numero. 37. 37, cioè che canto è? È il canto della creazione. Canto della creazione. 37 lo facciamo tutti. Perché vanno a prendere altre sedie che ce n'è già troppe? Basta prendere Sono già la pulite sedia. Di queste. solito non ci vuole un tir per spostarla. Mariangela, ci sono le Le sedie. sedie ce n'è. Marilena. Ti metti al sole se vuoi. Marilena, lo qua mi sei Marilena. E perché portate le sedie che ce n'è qui un mucchio? Va bene, diciamo la nostra preghiera. Allora, il cantico della creazione. Signore mio, laudato sì, Signore mio, laudato sì, Signore mio, laudato sì, Signore mio, per ogni sole, per ogni giorno. Che riscalda e dona vita, e gli illumina il cammino di chi cerca te, Signore. Laudato sì, Signore mio, laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Per la luna e per le stelle io le sento, mio sorelle. L'hai formato in su nel cielo. Doni a chi è nel buio. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Per la nostra madre terra, che ci dona fiori ed erba, su lei noi fatichiamo per il pane di ogni giorno. Udato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Per chi soffre, lo facciamo con me. Per chi soffre con coraggio e perdona nel tuo amore. Tu gli dai la pace tua, alla sera della vita. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Laudato
dato, sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Quante volte avremo pensato o già anche fatto pellegrinaggi nel nostro cammino, anzi magari ne abbiamo anche in animo qualcuno, ma perché sentiamo che rimane sempre un'opportunità, una possibilità magari preziosa. E questo che è nel cuore di tanti, può essere nel cuore di tanti, è anche stato preceduto da un regalo che proprio nella scrittura, proprio nella Bibbia, noi abbiamo ricevuto. E con quest'oggi vorrei, vedremo come, con quale andatura, passo passo farcene aiutare. Ci sono proprio un blocchetto di salmi, quindi preghiera della Chiesa, che vengono chiamati i salmi delle ascensioni, perché appunto è di chi si mette in cammino per salire a Gerusalemme, ed è un momento importante, di grande densità nella tradizione di Israele, e da sempre evoca il cammino di un popolo, evoca l'esperienza dell'Esodo. E proprio tutto questo itinerario di preghiera la Bibbia l'ha trattenuto, c'è. E ci sono questi 15 salmi dal 120 al 134 che sono i cosiddetti salmi delle ascensioni, perché erano 15 i gradini che separavano la spianata del Tempio quando tu eri in prossimità oramai di arrivarci e di entrare. E la forza simbolica di queste preghiere è davvero bella, sia per ognuno di essi, e stamattina noi vedremo il primo di questi salmi, di queste preghiere, ma è la forza simbolica dell'itinerario, del mettersi in cammino, del vivere la vita come un cammino, come una ricerca di qualcuno e di qualcosa, del Signore, della grazia. E un cammino tu lo fai perché sai dove vuoi arrivare, sai che c'è una meta, anzi che questa meta la vuoi veramente fare tua e raggiungere. E questa è la ragione per la quale anche in questo momento, no, tanti giovani e non solo giovani, no, si mettono in cammino per Santiago, si mettono in cammino sulla via Francigena, fanno itinerari di, e magari destinando tempo delle loro ferie, no? Quante persone anch'io ho incoraggiato a fare questo, perché può essere uno spazio reale di preghiera, dove ti senti in cammino con tanti, e dove il cammino, sì, certo, ti stanca, ma ti fa incrementare un desiderio sincero della nostra vita. Bene, questo mi piace anche particolarmente perché credo che sia anche un invito a dire: e se la pensassimo la nostra vita come un pellegrinaggio, anche se dopo non andassimo chissà dove, non ci mettessimo in chissà quale itinerario, però noi personalmente scegliamo di vivere la nostra vita, il passaggio dei giorni, dei mesi, degli anni, delle situazioni, dei contesti, come un pellegrinare. E allora, in questo senso, potrebbe essere anche opportuno, molto bello, in questo momento, farci proprio aiutare da questa preghiera antica che però è rimasta nel cuore.
chi prega con la liturgia della lode, spesso cosa c'è? È caduto. Pierluigi, però ti vediamo che sei già lì pronto, guarda, no? Meglio cadere prima di partire che non durante il pellegrinaggio, quindi ci aiutiamo così. Guarda, se venite qui... Sì, certo, questo è... Sì, poi mi ispirate, va bene, non ce l'ha, ci guadagno io, bravo Pierluigi. Ecco, dicevo... Sì, probabilmente. Sì. Bene, allora, prima di inoltrarci in questo, no? Perché dopo è parola del Signore, non è un testo qualunque che prendiamo, è come al solito il sabato ci raccoglie attorno alla parola, sembra che ci voglia dire, guarda, se custodisci la parola, dopo la vita può diventare più capace di raggiungere le mete che contano, di superare gli ostacoli che ci sono, di procedere cercando di avere profondamente fiducia. Lo leggiamo adesso questo testo. Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed Egli mi ha risposto: Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice. Che ti posso dare per ripagarti, lingua ingannatrice? Frecce acute di un prode con carboni di ginepro. Me infelice, abito straniero in Mosoc, dimoro fra le tende di Cedar. Troppo io dimorato con chi detesta la pace. Io sono per la pace, ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra. Qualche tratto, come al solito, noi ci vogliamo aiutare a cogliere il cuore di questi testi che via via ci abbatto. Questa è una preghiera che si apre con un grido. Nella mia angoscia ho gridato. Ho gridato al Signore. Ecco, sembra già che questo nome... del nome di Dio, l'innominabile dono di Dio e nome di Dio, però è già sullo sfondo, anzi è già nel cuore. Io ho gridato a te, non so ancora quello che dirà, ma la sorpresa è di sentire subito ed Egli mi ha risposto, non hai ancora cominciato a parlare. Ed Egli ti ha risposto, ti ha detto, ci sono. Questo è un ingresso in preghiera bellissimo, vero, intenso. Certo, se tu cominci con un grido è perché sei in un momento di grande fatica, di dolore, di smarrimento. Se inizi a pregare così è proprio perché sei proprio vicino a non farcela più. E allora ti rimane il grido, però lo destini a Lui. Non lo butti in una valle gridando. No, ho gridato al Signore con la commozione di scorgere che Lui mi ha risposto. Testo
davvero di grande bellezza, di grande intensità. E che libertà questa, no? Anche quando non hai altri strumenti, anche quando te ne senti anche persino incapace, il grido ti rimane sempre come una possibilità. E grido a te, Signore, con la gioia di capire che tu mi hai risposto. Ora, è facile vedere dai primi versetti, quelli che immediatamente seguono, che la ragione profonda di questa sofferenza, di questo orante che prega, e la sua preghiera è diventata la preghiera di tanti, proprio di tanti cammini, di tanti uomini e donne, di giovani, di adulti, di tanti malati, di tanti, no? È proprio diventata una preghiera supplice, intensa, profonda. E allora, davvero questo, ti dice, ma che cosa c'è? Abbiamo un sentiero per comprendere. Quest'uomo si sente straniero. Dov'è? E non solo perché i due riferimenti che fa quando dice appunto il nome di Mosoch in mode, o le tende di Kedar, fa riferimenti a contesti dove la prima è una regione di popoli barbari, è vicino al Mar Nero, e l'altra è tra le tende di una tribù bellicosa e sempre in guerra, nomade, nella penisola araba. E straniero, certo, perché questi luoghi non sono luoghi di casa, sono luoghi stranieri. Ma e qui quanto più entri in questa preghiera con attenzione, ti accorgi che in realtà questo è un uomo che si sente, una persona che si sente straniero anche tra i suoi, straniero in casa. E questa è una sofferenza molto più grande da portare. Tu quando sei tra stranieri che non conosci, non ti stupisci più di tanto di sentirti appunto forestiero. Ma quando sei in casa con i tuoi, quando sei all'interno di gente che tu conosci bene e da cui ti senti conosciuto, e tutto questo davvero è molto più difficile da portare. Eppure, come sentiamo vera questa preghiera? A me pare che questa sia un'esperienza tutt'altro che rara. Magari non dura molto, magari è soltanto di un passaggio della vita, però ti segna profondamente, quando magari ti pare di non essere capito, di aver intuito che l'altro non ha compreso il dramma che vivi. E allora non ce la faccio più, Signore. Io grido a te, ascolta la mia voce. Il Signore mi risponde, dice il testo. Ora, questo a me pare una condizione umanissima, che ti fa subito intravedere, ma allora questo è un salmo cui potrei anche ricorrere altre volte, perché questa esperienza e impressione di estraneità non è una cosa così rara. A volte è davvero qualcosa che profondamente ti tocca, ti segna, ti fa sentire un tratto di strada in salita, anche se magari la salita non c'è, perché quando non ti senti capito o compreso e quando senti dall'altro, nell'altro, una clamorosa distanza da te,
non è facile portare una sofferenza come questa. E allora ti direbbe questo salmo, e grida al Signore, grida la tua sofferenza. Egli mi ha risposto, ci ha detto il salmo poco fa. Ora, questo davvero è come mi colpisce, come mi fa sentire vicino a una infinità di situazioni concrete di vita. Quando prego questo salmo, in particolare, mi si affollano i volti, le persone, le situazioni. Perché magari è tra di noi, ce lo diciamo, io in questo momento, in questo contesto, in questo mondo, in questo paese, io non mi sento più a casa. È come se avessi smarrito i segni e i linguaggi di una casa fraterna. Si parla con parole altre. In realtà io sento una clamorosa distanza. Ecco, quante volte sento una sofferenza così? E quante volte pure io mi ci metto? Qualche volta quando tocco con mano a che punto di confusione, di Babele, di smarrimento è diventato anche il cammino di un popolo, il momento di una storia, la situazione di un paese, anche il nostro, no? Hai davvero la percezione, dico, ma è ancora casa mia? Ma io posso davvero sperare di sentirmi a casa? E questo è colco perché toccano i sentimenti del cuore, non perché entro nel capitolo delle valutazioni e dei giudizi. Ma tante volte è duro sentirti straniero mentre sei nel tuo paese, mentre sei nella tua casa, mentre sei tra gente che conosci. È duro sentirsi stranieri. È molto più difficile portarla questa fatica. Ecco, ma questa è la confessione limpida di questo salmo. Non ne posso più. E allora mi è rimasto solo questo, Signore. Io grido a te. Ecco, questo è un esordio della preghiera che ci può essere davvero di grande bellezza e di grande futuro anche. Perché lo vediamo, gli ultimi due versetti dicono con chiarezza che ha scelto di non rimanere in questa tristezza. Non voglio crogiolarmi nel mio dolore e non voglio appartarmi, quasi sdegnosamente prendendo le distanze da tutto e da tutti. No, a questo punto con coraggio prende in mano la sua vita e dice: troppo io ho dimorato con chi detesta la pace, troppo, ma adesso non ci sto più a rimanere. Io sono per la pace. Io sono per la pace. Ecco, questo è partito. Il grido era da fermo. Era il grido di una persona catturata dalla sua sofferenza. Adesso questo io sono per la pace, no, io cambio. Io adesso cambio scenario, cambio strada, cambio orizzonte, cambio luogo. Cambio, mi metto in cammino. È il salmo che non è già pellegrinaggio, ma è decisione di mettersi in cammino. Io sono per la pace. È un orante che ha trovato il senso della fatica che lo sta aspettando. Sarà faticoso il sentiero, ma io sono per la pace e ci vado per questo, perché voglio che la mia vita si leghi a questo, abbia questo obiettivo e non altro. Voglio essere per la pace, uomo e donna di pace. E allora io mi tiro via
da questi vincoli che mi stanno come incatenando. Voglio andare in uno spazio di libertà, voglio camminare verso uno spazio di libertà. Io sono per la pace. Gerusalemme è la città della pace. Era così la preghiera antica del popolo di Dio in cammino. Gerusalemme, la città della pace. E oggi ancora questo simbolo, Gerusalemme, continua a portarlo. Ed è ancora più drammatica la storia di oggi, dove questa città, che è la città della pace, è e continua ad essere una città divisa, dinagliata, insidiata dalla guerra, dai bombardamenti, dai confini, dai muri che dicono tu stai di là, tu non c'entri, tu non entri, ma io sono per la pace. E allora non accetto di vivere così, non accetto una vita di discordia e di lontananza, di anonimato e di fuga. Io sono per la pace e tu ti metti in cammino. Ecco, questo è il momento dove nella vita di una persona uno sceglie. Sceglie, magari ha alle spalle esperienze tante e magari anche buone, qualche volta sofferte, profondamente difficili. E allora sceglie davvero di dire no, io non continuo a rimanere qua. Io davvero mi metto per strada, mi metto in cammino. Sono i momenti della vita dove dai una vera e propria sterzata alla vita. E magari non è successo nulla di particolarmente clamoroso, ma non sei contento della vita che fai. Non sei contento del clima in cui sei, non sei contento, ti senti un estraneo. E allora la decisione di metterti in cammino e di farlo con determinazione, alzo gli occhi e lo scelgo, questo è matura da questa volontà profonda di dare un senso alla vita che fai, di dare una meta alla vita che fai, di dire un perché la fatica della tua vita. Allora, vedete, la preghiera a questo punto è già diventata una preghiera di straordinaria intensità. Qui c'è dentro anche la tua sofferenza, la tua speranza, il tuo dolore, la tua fiducia. Qui c'è dentro il peso di una vita che magari ti costa continuare ad abitare e ad attraversare, ma adesso tu davvero vuoi andare altrove. Io sono per la pace. È come un tuffo in avanti. Non so ancora dove andrò, ma capisco che devo andare. Ecco, è davvero questo salmo, è come il buttarsi. Non so ancora dove andare, ma capisco che devo farlo un passo così, e che questo passo abbia e trovi una intensità nuova nella mia vita. Io sono per la pace. Io non voglio gettare la vita per altro. Amo l'amare e la comunione. Amo la fraternità e l'incontro. Amo la comunione con Dio e con i miei fratelli. Io sono per la pace. E allora ci sono dei momenti dove questa cosa la devi gridare al Signore e la devi dire con voce forte a te. Non vuoi perdere possibilità come queste e davvero ti rimetti in cammino. Ecco, ho detto poche cose per questo salmo. È una preghiera, ma queste cose a me paiono veramente qualcosa di importante. Ti fa vedere come anche nei momenti di più grande aridità può germinare una preghiera di vita, un grido di vita. Anche nei momenti più difficili della vita e più sofferti
ci può essere la forza di un passo coraggioso, di uno sguardo che davvero si fa carico di un azzardo più grande. No, io mi metto in cammino. E questo non vuol dire necessariamente una strada, un uscire, un abbandonare tutto. Vuol dire che tu ti metti in cammino. Se sarà anche necessario la strada la scegli. Un altrove, l'altrove lo scegli, ma tu ti metti in cammino. Hai finito di subire seduto, hai finito di riconoscere casca addosso e ti smorza addirittura la voglia del vivere e dello sperare. E allora non accetti di essere così, non accetti di vivere in un grigiore, non accetti di vivere senza più una ansia profonda di ricerca, senza più il gusto e il senso di una meta, senza più la bellezza di un perché. Ecco, questa è la situazione esistenziale di questo salmo. E come è bravo questo orante, per noi anonimo, non sappiamo chi sia, di dove sia, manco sappiamo se è uomo o donna, se è giovane o adulto, ma sappiamo che ci dice una cosa preziosa. Anche quando fossi davvero immerso in un dolore che ti paralizza, guarda che puoi gridare nella tua angoscia e c'è un Dio che ti risponde. Avere nel cuore una certezza così può voler dire molto nella vita. Certamente può diventare una straordinaria risorsa in alcuni passaggi sofferti e dove ti senti al buio, dove non vedi, sei solo capace di gridare. Ma questo grido dice che non ci stai a rimanere così. E allora, adagio, adagio, davvero, vedi, ti sei buttato, ti sei messo in cammino. Ha trovato un perché. Io sono per la pace. Ci vuole un perché per intraprendere un cammino. Ci vuole un senso, ci vuole una meta, una ragione. E sentire questa parola come la ragione di questo viandante, io sono per la pace, ci sentiamo davvero incoraggiati ad osare. Ecco, io voglio vivere una vita bella, non grigia. Io non ho l'ingenuità di domandare una vita facile, dove tutto avviene tranquillamente. So che la vita ha i momenti di salita, ma io voglio una vita bella, Signore. Io voglio vivere per qualcuno e per qualcosa che merita il bello della vita, che merita il coraggio di un mettersi in cammino, di un intraprendere una strada, di aprire uno spiraglio e una breccia, di ricominciare. E faccio una seconda, andando a finire, una seconda annotazione importante, no? Ed è quando ti senti estraneo. Ecco, in questo momento è importante non farsi schiacciare da questo pensiero, perché quando un pensiero ti schiaccia, dopo non riparti. Perché non provi ad elencarle le cose che ti fanno sentire estraneo? Estraneo anche tra i vicini, estraneo anche tra chi conosci, estraneo con te stesso, come se non ti conoscessi più neppure tu. E allora anche questo diventa un aiuto grande, che questo piccolo salmo, un'umile preghiera
di un anonimo che grida al Signore, perché non chiamare me? Perché non riuscire a dire a me stesso le ragioni per le quali io mi sento estraneo? E allora che cos'è l'incomprensione? È una solitudine subita? È una incapacità a relazionarsi con gli altri? È che non senti più uno sguardo su di te? Come se avvertissi di non essere più caro per nessuno? Che cosa ti fa sentire estraneo? Quante volte anche nei dialoghi, tra noi, mentre parliamo di cose concrete, di dolori reali, di dubbi, di fatiche, avvertiamo che già solo il fatto di andarne a parlare vuol dire che prima ne hai parlato tu con te stesso e poi magari vai a consegnarlo ad una persona di cui dopo ti fidi, con cui ti senti di casa. E allora tutto questo costituisce una risorsa incredibilmente importante. Le partenze, le ripartenze avvengono così. Non c'è una solennità che le provoca, c'è qualcosa che ti nasce dentro, dal cuore, e in una maniera particolarmente intensa e profonda. Non rimaniamoci schiacciati. Un momento, magari lo si può anche fare, anche un piccolo tratto di strada, perché subito non ce la fai a gridare al Signore, ma dopo questo salmo ci direbbe: e perché non esplodi? E perché non gridi al Signore? E perché non dici? E perché non supplichi? Perché non invochi? Anche in questo caso ci accorgiamo un po' di volte che capita così, anch'io me ne accorgo dopo, e che la meditazione diventa anche una preghiera a voce alta. È sì meditazione, perché rincorriamo dei pensieri, perché ci lasciamo provocare davvero a questa parola. Ma dopo tutto questo, vedi, ed è un salmo. Un salmo è una preghiera. Non è la notifica di un telegiornale un salmo. Non è uno che ti dà un'informazione. Un salmo è uno che ti mette sulle labbra e nel cuore una parola, un desiderio, un grido, una invocazione. Il coraggio di un passo, questo è un salmo nella preghiera della Chiesa. E allora stamattina lo abbiamo incontrato noi, no? Penso questo momento saranno forse già diventati tutti preti, no? Ma adesso bisognerà anche partire, e credo che tra questi 23 ragazzi non ci sia qualcuno che si senta schiacciato ed estraneo, non credo. Forse è un momento di felicità, di gioia profonda, di gratitudine. Ma com'è bello intuire che dopo la vita può farti incontrare degli snodi difficili. E allora non perdere mai questa consapevolezza. Tu sai di poter gridare a Dio, di invocarlo così: nella mia angoscia ho gridato al Signore ed Egli mi ha risposto. E tra l'altro, mentre dici questo, quanto vuoi bene a chi nella tua vita ti ha messo nel cuore il nome del Signore, ti ha parlato di Lui. Ognuno di noi ha trovato qualcuno che gli ha parlato di Dio, che gli ha detto il nome di Gesù, che gli ha messo sulle labbra un nome di casa e di famiglia. E allora
Questo non te lo lasci sfuggire come un'opportunità. Anzi, vedi, nei momenti difficili, i nomi che hai udito da lontano e che hanno segnato profondamente la tua vita, i nomi dei volti delle persone che hanno segnato profondamente la tua vita, affiorano e ti danno il coraggio di un passo, il coraggio di un grido, il coraggio di chi dice: no, io voglio davvero continuarlo, il mio viaggio, e se lo devo intraprendere con un tratto nuovo, io lo faccio, e lo faccio davvero con gioia. Hai trovato un perché, e allora ti butti. Mi pare che l'augurio più bello di questo salmo sia questo: hai trovato un perché della tua vita, un per chi della tua vita. Per chi me la caccio? Perché adesso voglio vivere per la pace? Perché? Quando hai trovato questo, qualcosa di grande sta realmente accadendo e la vita si trasforma, diventa differente il cammino, diventa davvero un'altra maniera di procedere, la nostra. Ecco il dono ed ecco la grazia. È il ritiro semplice di stamattina. È quando, non so se faremo ancora, ma penso di sì, di salmi, perché forse questo ritmo dei salmi del pellegrino ci prende, perché un poco ci sentiamo tutti in questa veste, indipendentemente dal vestito che abbiamo e da quello che facciamo nella vita, dalla storia di cui siamo parte. E forse avvertiamo che vorremmo davvero non perdere mai il tratto del viandante, della persona che cerca, della persona che è in cammino, della persona che rialza il capo. E questo diventa una invocazione vera e propria. Anche questa volta però, vedete, la parola del Signore ci aiuta a toccare elementi concreti della vita di ciascuno, momenti di sofferenza e di smarrimento, situazioni di buio, paura di paralizzare la propria vita e di essere oramai definitivamente fermi ai box, non si riparte. E invece un salmo così ti rimette davvero in gioco le domande più importanti. Ma se adesso, anche dentro la sofferenza che vivi, lo cercassi davvero un perché valga la pena di camminare, non potrebbe essere questo l'inizio di una ripresa, il varco che si apre, una strada che davvero dopo puoi cominciare a percorrere? È il dono di oggi e lo accogliamo con gratitudine, lo accogliamo come una preghiera, eh? Una delle cose belle di questi salmi è che sono tutti brevi, per cui non dico che li possiamo imparare, però qualcuno sì, o perlomeno un pezzetto a memoria. Chi ci ruba la possibilità del primo versetto? Nell'angoscia ti ho gridato, Signore. Nell'angoscia. È una preghiera vera, che è dentro la nostra storia e la nostra vita. E allora di questo vorremmo rendere grazie stamattina. Ci fermiamo qua. Qualcuno me l'ha anche suggerito, ma lo propongo, no? Penso che stamattina, beh, qui rimane il posto bello, tranquillo, sciolto per noi, dove possiamo pregare, dove c'è silenzio, dove ci aiutiamo in un momento di riflessione. Però stamattina è anche bello, no? Che la cappellina diventi anche il luogo dove chi vuole possiamo andare, aprendo di nuovo il tabernacolo, come facciamo a volte, anche perché
È una maniera per sentirci in preghiera con chi adesso i tanti giovani, i loro familiari, tanti amici, tante comunità che sono in Duomo perché sono accanto a questo passo importante della vita di questi ragazzi. E allora stamattina non facciamo il momento di risonanza, ma alle 12:15, per chi può rimanere ed è in cappella, facciamo un momento di preghiera un poco guidato, dove aiuto a cogliere che cosa possa voler dire terminare la preghiera di stamattina, iniziata con un grido affidato al Signore, e diventare adesso una preghiera per un augurio, perché ha ricevuto una chiamata e una grazia per il suo cammino e per la sua vita. Può andare? Facciamo così? Molto bene. Il pranzo ovviamente rimane alle 12:00.